Se devo parlare di Guido, devo dire che gli voglio parlare come di un fratello maggiore. La mia esperienza di Guido è stata questa. L'ho conosciuto che avevo 18 anni, 17. Ero al liceo con suo fratello, eravamo compagni di studio di classe, con il fratello più piccolo di Guido. E quando il professore ci chiese di fare qualcosa su, dopo averci fatto una chiacchierata, di fare qualcosa su Marx, la figura del pensiero di Marx, non sapendo dove sbattere la testa, andammo a chiedere Guido. E Guido ci raccontò un po' di cose, così, Marx umanista, Marx estremamente, non dico così, studenti di liceo, da più assurdo. Un umanesimo forte, un umanesimo socialista. Infatti, preparammo io e Lau, si chiamava Lau, il fratello si chiama Lau, il fratello di Guido, preparammo un ottimo intervento che facevamo in classe. Questa poteva fare la prima volta che lo conobbi. Poi, quando ero all'università, eravamo un gruppo di cattolici che usciva dal cattolicesimo, che stava uscendo dalle organizzazioni politiche cattoliche, chiedevo un incontro a un certo punto con l'Associazione Comunisti e Socialista Universitaria, e parlo dunque del 62-63. E lì ci trovavamo di fronte Guido e Cesco Toglini. Guido e Cesco Toglini come rappresentanti del PS, del PS era parlato, c'erano per rappresentanti del PC. Un certo Angelo Ventura e Calò, quello che poi inventò il livellenismo e tutto il leninismo veneto, che poi meriterebbe soltanto così un racconto, come tante cose che Guido avrebbe potuto fare benissimo. E questo dico, raccontare il socialismo e il comunismo veneto nelle loro varietà, nelle loro cucine, nelle loro armate, nelle loro rapporti. I rapporti familiari e via di questo passo. Era veramente molto caratteristico, era molto caratterizzato. E comunque io lo incontrai e restavamo io e Paolo Ceccarelli, eravamo e parlavamo con questi compagni, restavamo per la prima volta molto, 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 molto impressionati. In particolare, che è il cognato di Guido, come sapete, ci invitò ad andare a trovare dove, nella sua prateria. Cesco faceva il professore di filosofia la mattina e il pomeriggio andava nella prateria di via San Francesco. E lì, nella prateria di via San Francesco, mentre vendeva le sigarette, così introduceva ogni giorno Cesco, tutto solo, introduceva una sorta di filosofia della politica che veniva, la politica che ci dà politica che si faceva. Ci scriviamo, allora io e Paolo ci scriviamo al Partito Socialista. Il Partito Socialista Padovano, che era, come sapete, il partito di Morandiano, di sinistra, e bene, poi il 60. E quindi la lotta contro Fabbroni, dove per la prima volta si cominciai a vedere una reazione popolare di massa antifascista, e dove ormai maturava quello che era stato il germe delle lotte che erano partite già negli anni 50 ampiamente, essenzialmente su Milano, essenzialmente a Milano. E fu quella congiuntura che, ecco, lì intervenne in maniera assolutamente decisiva, Guido, spingendoci ad andare alle fabbriche. Il primo passaggio fu sulle fabbriche delle scarpe, delle scarpe, dei calzatori di Cella Trenta. Andavamo lì la mattina, attorno al 60, dal 59 al 60. Andavamo lì la mattina, cercavamo, bloccavamo le strade, distribuivamo in varie manifeste queste migliaia di persone che passavano per recarsi in questi piccoli buchi, no? Dove
a 30, 40, 100, a 200 persone al massimo, lavorava una massa di più di 10.000 operai. Ed era attorno a questo che c'è l'inchiesta. L'inchiesta che era però un'inchiesta ancora fatta da di fuori, in realtà, o fatta sì da di dentro, ma senza la capacità organizzativa vera. Perché l'inchiesta non è mai stata semplicemente sapere come è fatta una realtà di fabbrica o com'è la vita, o com'è la vita della gente che stava attorno a noi, perché parlava di operaia. L'inchiesta era questa conoscenza più la volontà di rompere, più la volontà di far lotta. L'inchiesta, se togliete l'elemento, di antagonismo e di rottura all'interno dell'inchiesta operaia, deve essere l'inchiesta psicologica. Ed è lì che abbiamo imparato, perché abbiamo cominciato a imparare, e questo da questo punto di vista è stato un'importanza fondamentale. Non è semplicemente il tema dell'inchiesta, di qual è la destra, che mi sembra che sia la cosa più importante di un marxismo operaista, dove a un certo momento la lotta di classe viene immediatamente ricordata sul livello centrale, sul livello supremo dell'azione del pensiero. E su questo Guido con la sua, chiamiamola economia, ma in effetti con questa sua acida capacità di cogliere il presente, con questa capacità di rendere paradossale anche la realtà più sacrosanta, ecco, ci insegnava, dico, a introdurre, dico, la volontà e la critica all'interno della conoscenza. Questo per me è stato, è lì che per esempio, non dico, io in quel momento mi sono messo a studiare Marx, purtroppo ho imparato così, ho imparato da come questo mio fratello maggiore mi insegnava questo, metterci dentro le passioni. E poi, non so, altri momenti fondamentali di questa influenza che Guido ha avuto su di me, l'influenza che si sviluppa, poi è stato senz'altro alla chiusura di classe operaria la continuazione del lavoro. Quando abbiamo chiuso la operaria, quando hanno chiuso la operaria, nel 65-66, eravamo rimasti veramente tutti così col culo per terra, per dire in maniera molto precisa, ecco, non sapevamo più cosa fare. C'era naturalmente, c'era dietro di noi e con noi, fino in fondo, dico, identificandoci, no? Così c'erano i comitati della guerra, c'era questa nostra capacità di lottare, c'era il cumulo di conoscenze che erano venute fuori in tutto il processo tra Quaderni Rossi e la operaia, però eravamo pochi ed eravamo soprattutto isolati. Ed è quello il momento in cui il Guido dice no, bisogna continuare, poi lui si sposta e comincia a lavorare in Emilia, per dire, per dare una mano, giustamente, no? Non si tratta semplicemente di girare di insieme il ciclo, si tratta di portarci dentro una capacità organizzativa, il ciclo della chimica, però no? Poi con gli stabilimenti di portare all'oscuro, di portare all'oscuro, eccetera, così, di metterci dentro con una politica di costruzione. Io cerco di tenere i rapporti con tutti in Italia, quelli che fosse possibile, persino con Pisa, no? Che mi era parlato di un rapporto lunghissimo, come dire, potevo operare in Pisano. Così, ecco. E lì il Guido è stato assolutamente un momento assolutamente fondamentale nella sua storia. E poi cosa c'era ancora che volevo ricordare come cosa assolutamente decisiva, per non farla molto in fretta? Direi che un'altra cosa molto importante di Guido è ovviamente il periodo in cui sta a Parigi. Ci sta con una tristezza terribile, non ne può più, e però ha un naso culturale, intellettuale rarissimo. Riesce a beccare alcune delle persone più interessanti che esistono in città. A Parigi è di 8 milioni di persone, e certamente 100.000 intellettuali. Ecco, riesce, dico così, a conoscere Alessandro Fontana, che era praticamente la sala di fuoco di tutta l'Occidente,
riesce con lui a stabilire un rapporto di amicizia estremamente stretta. Ecco, non so, io personalmente lavoravo già su Foucault, eccetera, ma il tipo di coscienza che attraverso l'ultimo Foucault, quello che ho cominciato a lavorare su di lui negli anni 70, ma negli anni 80, appunto, le ultime lezioni, con Foucault nel 1995, Fontana è così, comunicava a Guido, discuteva insieme e avevamo una grande... Mi è servito enormemente, mi è insegnato enormemente, ecco per dirvi. E poi c'era un'altra cosa che mi ha sempre lasciato assolutamente stupito, era la sua amicizia con una signora, si chiamava Carola, che era la moglie di François Mitterrand, che era una professoressa di petrografici di Yiddish, di favole, di racconti Yiddish. Ora Guido era entrato in questo mondo di racconti fantastici, di storico fantastici, no? Come sono appunto gli antichi, favole antiche, parole cose del XVII secolo, ecco, con una proprietà e una conoscenza che lasciava stupiti. Perché era fatto così, aveva una curiosità intellettuale che andava in passo per quello che è il suo piacere di vivere. E poi accanto a questo, ovviamente, forse la base di tutto questo, il suo piacere di lottare, il suo piacere di essere umanista, un vero rivoluzionario umanista. Grazie.